Save Parker! E non possiamo, quindi Sahib noi... Parker! Ma sei impazzito? Come ti permetti di entrare in questo modo? Sahib, è appena tornata Milady. Lady Dora? Che cosa? Dora! Papà! Dora! Bambina! Papà! Signori, non so dirvi quanto vi sia grato per avermi portato mia figlia sana e salva. Avrete la mia eterna riconoscenza. Papà, non sono stati loro a portarmi qui. Li ho portati io. Perché loro hanno bisogno del tuo aiuto. Come hai fatto a fuggire? Perché sarei dovuta fuggire? Nessuno mi teneva prigioniera. Sandokan ti aveva rapita. No, sono io che l'ho seguita. Che cosa? Sì, ti assicuro. Ma allora... Milady, forse sarebbe meglio se gli raccontasse i fatti dall'inizio e con calma. Grazie, signore, è un ottimo suggerimento. Il mio nome è Yanez de Gomera. Piacere di conoscerla. Il piacere è tutto mio. Ma entrate, signori, vi prego. Allora, che è successo? Raccontami. Ve lo ripeto, è andata proprio così. Non c'era nessun'altra possibilità. Tutti i tentativi sarebbero andati falliti. L'unica speranza di salvare la Maharani era scoprire dove Raskar la tenesse prigioniera. Per questo io e Sandokan abbiamo seguito Guilford. C'era un accordo tra Guilford e Raskar. Raskar sapeva che se lui avesse rapito la Maharani mentre il governatore era ancora in vita, questi sarebbe intervenuto all'istante e perciò Guilford doveva ucciderlo. Capisci, papà? Sta accusando Guilford di aver assassinato Sir Barton? Sì. Per quale altro motivo mi avrebbe aiutato a far scappare Sandokan se non per poterlo poi incolpare del suo premeditato delitto? Lei ha aiutato Sandokan a fuggire dalla prigione? Colonnello, è sordo. Continua a farmi ripetere le stesse cose. Non essere insolente, Dora. Scusa. Tu mi hai giurato che non ti aveva aiutato nessuno. Sì, ho mentito. Ah, bene. Cosa? Lei sapeva, Milor? Sapeva e non ci ha detto... La pianti di interrompere, colonnello. Papà. Non credi nemmeno a una parola di quello che ho detto. Dora, un gentiluomo inglese non si macchierebbe mai di una simile infamia. E Sir Barton si fidava di Guilford totalmente. Guilford voleva diventare governatore al suo posto e a quanto pare ci è riuscito. Così potrà continuare a vendere armi a Raskar senza problemi. Ah, ora basta. Tu stai lanciando accuse tremende senza avere neppure uno straccio di prova. Ne riparliamo più tardi. Signori, questo colloquio è terminato. Vi ringrazio di avermi riportato mia figlia, ma non voglio trattenervi oltre. Potete andare. Mi perdoni, Lord Parker. Ci ascolti ancora. Perché forse cambierà opinione. Niente di quanto potrebbe dirmi può farmi cambiare opinione. E comunque non permetterò di indirizzare altri insulti al rappresentante del governo di Sua Maestà. E tenga bene a mente che l'impero britannico non ha bisogno dei suoi consigli negli affari politici. Grazie, signori. Ma questo è assurdo! È assurdo! Non è da te! Fa silenzio, Dora! Se non vuoi ascoltare me, fa pure. Ma aiuta queste persone o io mi rifiuto di continuare a vivere in questa casa. Colonnello, metta mia figlia agli arresti in camera sua e disponga che venga piantonata notte e giorno. Sarà fatto, milord. Tanto riuscirò a scappare. Ci puoi scommettere. Bene, potete accomodarvi, signori. No, lei no, signor De Gomera. Ah, perché? La sua amicizia con Sandokan... potrebbe fornirci informazioni utili alla sua cattura. Ah, sì? Ne dubito, Lord Parker. Oh, ma comunque devo considerarmi in stato di arresto? Oh, beh, diciamo un ospite temporaneo. Alloggerà in una camera del palazzo. Non so come ringraziarla. È tanto tempo che non riposo in un confortevole letto inglese. Grazie ancora.
Santo Cal, amore mio, dove sei? Sono ancora vivo, Guilford. Sono ancora vivo, hai capito? Sono vivo, Guilford! Sono vivo!